Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi il nostro Papa Maullo torna a essere il camionista più bravo d'Italia a prendersi i guardrail, raga, perché riusciamo solo a prendere quelli. Allora ragazzuoli, io sto registrando questo video subito dopo l'episodio numero 3, se non sbaglio, quindi se mi avete lasciato dei suggerimenti e dei commenti in quell'episodio, io purtroppo questo non potrò applicare quello che mi avrete suggerito. Dal prossimo magari potrò vedere di seguire i vostri consigli. Detto questo ragazzuoli, intanto vi ringrazio per aver lasciato per i like, per i commenti, per il supporto che date a questa serie, e non perdiamo tempo ragazzuoli, noi dobbiamo continuare a salire verso il nord dell'Europa, quindi andiamo a vedere qualche altro lavoro che ci porta verso su e non verso giù. Siamo ancora lavoratori sotto contratto, diciamo, non siamo autonomi, quindi dobbiamo cercarci dei lavori che ci forniscono le altre aziende. Allora, io avevo già dato un'occhiatina e secondo me quello che potremmo fare è questo di qua, ovvero per trasportare carote da Catanzaro a Napoli. Non sembra molto lungo il viaggio, mi danno 3.600, sperando che non faccio cretinate e non sbaglio, perché poi tutti gli altri sono comunque sempre Messina-Palermo, di tornare indietro praticamente. Questo è quello che sale verso l'alto che ci dà più soldini, quindi non perdiamo tempo, accettiamo il lavoro e andiamo sul nostro tir, raga, ci vediamo alla guida. Ok ragazzuoli, siamo su un Iveco, abbiamo 3 ore e 43 minuti per consegnare le nostre carote a Bus Bunny ed abbiamo 249 km da fare, quindi direi di non perdere tempo, accendere subito il camion. Ok, provare il clacson. Lia bella, perfetto, detto questo io direi di partire, mi sembra un poco buio, quindi io direi di accendere anche le luci, questi sono gli abbaglianti però se non sbaglio. No, queste sono luci di posizione, queste sono luci normali. Perfetto. Partiamo e usciamo, signori miei. Usciamo dalla zona X. Capiamo un attimino da dove possiamo uscire. Se giro di qua, esco. No, dobbiamo andare dritto. Andiamo dritto, andiamo dritto. Sono le 5:30. Sono le 5:30, già si sta facendo notte, ma noi stiamo tranquilli, siamo alla guida, abbiamo le luci che funzionano, non facciamo danni, speriamo di non, cerchiamo di non far danni, signori miei, usciamo. E da dove si esce? Da qua. Non vedevo, c'era la sovrapposizione dei pali, mi sembrava che c'era un cancello chiuso, e invece no. Stiamo uscendo, stiamo trasportando carota a Bus Bunny, signori miei, speriamo di riuscire a portarli in tempo, così si fa una bella mangiata di carote e noi ci pagano. Spero che questa strada sia a senso unico, perché se è a doppio senso siamo... Chi ci viene incontro è un uomo morto praticamente, perché noi non ci fermiamo davanti a niente, signori. Neanche davanti a guardrail in autostrada a 90 km orari ci possono fermare. Quindi pensate un po' voi se ci può fermare qualche macchina che viene di fronte. Mettiamo la freccia. Andiamo a girare a destra. Che brutta freccia che c'ha questo veicolo. Allora, a sinistra andiamo a Taranto. Non dobbiamo andare a sinistra, di qua non c'è nessuno. Prendiamo la larga. Evitiamo di fare danni. Ma ormai siamo dei guidatori provetti, raga. Siamo dei guidatori provetti. Riusciamo a non fare più neanche danni. Bella così, bella così. Andiamo verso Napoli, signori miei. Esploreremo anche Napoli. Dobbiamo salire verso il su, verso su. L'obiettivo di questa serie si potrebbe chiamare Road to Nord Europa, perché l'obiettivo è raggiungere il Nord Europa. Potremmo anche farcela tutta da... Potremmo farcela anche tutta guardrail come al solito. Scusa zio, ho invaso un attimo la tua corsia, ma c'ho un tir enorme, non l'ho fatta apposta. Ok. Siamo riusciti a rientrare in carreggiata, signori miei. Siamo riusciti a rientrare in carreggiata. Perché, scusa, se non mi piglio un guardrail... Non l'ho preso però, raga, non l'ho preso. Stavo rischiando di prenderlo, ma non l'ho preso. Dico, se non prendo un guardrail a video, dico, non siamo noi. Non è Papa Maullo che guida. Allora, noi dobbiamo andare a Napoli. Freccia destra. Dritto dove si va? A Catanzaro. No, a Catanzaro ci siamo già stati. L'abbiamo esplorata, Catanzaro. Andiamo verso Napoli, signori miei. Ecco, a Napoli non ci sono mai stato, per esempio. Napoli non l'ho mai visitata completamente. Qualcuno ha mai visitato Napoli? Ci siete stati a Napoli? Com'è Napoli come città, raga? Allora, dovresti levare la freccia. Mi stava superando un Ferrarino, raga. Mi stava superando un Ferrarino e gli abbiamo tagliato la strada pesantemente. Vediamo se si incavola male e mi supera violentemente. Vediamo se il Ferrarino mi supera violentemente. No, ha abbandonato la sfida il Ferrarino. Il Ferrarino non vuole competere contro Papa Maullo alla guida di un Iveco. Ma Ferrarino dei miei stivali.
Com'è bello passeggiare, il camion non guidare. Certo, il tempo è un po' con l'acqua, mi sa che minaccia un poco pioggia. Sono le 6:30, ci abbiamo messo un'ora per uscire addirittura dalla zona industriale di Cosenza, di Catanzaro. Perché faccio confusione fra Cosenza e Catanzaro? Di Catanzaro e entrare in autostrada. Dai, non ho visto il... Ma porca miseria, non ho visto... Ah no, ce l'avevo dietro la polizia, ecco perché non ho visto l'autovelox, ce l'avevo dietro. Mannaggia di una miseria, perché il limite è di 80 e noi stiamo andando a 90. Mamma mia, erano 10 km in più, non è che stavamo andando a 300 km orari. Oh, il Ferrarino ci ha superato, il Ferrarino ci ha superato. Certo, all'ingresso del tunnel qui della galleria c'era l'autovelox. Noi già stiamo andando a 80, siamo sopra il limite di velocità. Questi qua ci stanno a superare tutti, però va bene, vale solo per noi la regola dell'autovelox, raga. Gli altri corrono che è una bellezza, vale solo per noi la regola dell'autovelox. Sto notando in questo preciso istante che ci hanno dato metà benzina, raga. Non abbiamo il pieno nel camion, abbiamo un camion che ha pochissima benzina. Riusciremo a fare questi altri 150 km, secondo voi? O ci devo mettere la benzina di tasca mia? Ma non se ne parla proprio. Arriveremo a Napoli tirando fino all'ultima goccia dal serbatoio praticamente. Ma non ho intenzione di fare benzina. Ci manca solo che devo mettere pure sul groppone le spese della benzina. Non esiste proprio. Mamma mia, che brutto tempo che ci sta, raga. Stiamo andando proprio verso i nuvoloni. Abbiamo lasciato, siamo partiti da Palermo col primo video che c'era il sole e adesso stiamo andando verso i nuvoloni. Mamma mia, che fortuna. Siamo usciti dalla Basilicata e stiamo entrando in Campania, signori miei. Direzione Napoli, direzione Napoli. Abbiamo attraversato la Campania. Peccato che, sì, la Basilicata. Peccato che in Basilicata non abbiamo visitato nessuna città. Stiamo andando diretti verso Napoli e vabbè. Un giorno forse torneremo, un giorno forse queste strade rivedranno il grande autotrasportatore Maullo alla guida di un camion. Vedremo, vedremo, forse, raga. E anche noi superiamo, raga, superiamo questo doppio sorpasso. Superiamo questo collega che salutiamo, se mi ricordo come si saluta. Abbiamo salutato il collega. Salutiamo anche quest'altro collega, se riusciamo a superarlo, forse sì, riusciamo a essere più veloci di lui. Sì, ok. Noi dobbiamo prendere qualche uscita particolare. No, lui sta uscendo, ma noi lo salutiamo al volo. Ciao zio! Ciao zio! Buona consegna! Ciao zio! Vabbè, abbiamo finito di fare gli stupidi. Continuiamo dritto per la nostra strada. Qua c'è un cartello. Che c'è scritto lì? Riuscirò a leggere secondo voi? No, non ci ho letto assolutamente nulla, raga. Non sono riuscito a leggere, sono cecato. Va bene, però, dai, continuiamo, continuiamo. Rallentiamo, raga, siamo in zona uscita dall'autostrada. Prendiamo questa, che ho visto il bollino verde, quindi sono andato diretto qua. Vediamo se dobbiamo pagare o se ci danno loro i soldi. Cosa impossibile. Ok, siamo messi d'accordo e siamo riusciti a ripartire. Riusciremo a superare a questo qua che porta le mucche. Mucche, dai, 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 in accelerazione, in accelerazione, accelera, camioncino, accelera, camioncino, dai, superiamo questo delle mucche, superiamo questo delle mucche, corri, camioncino, corri, corri, camioncino, perché mi stai a chiudere la strada questo? Stai al tuo posto, zio, mi stava a chiudere la strada, avete visto, raga? Mi stava chiudendo la strada, vabbè, superfi. Ora lo superiamo con le mucche, raga, questa volta l'abbiamo superato, le mucche ce l'abbiamo dietro, abbiamo messo fuori gioco le mucche, signori miei, bella così. Riusciamo a superare anche quell'altro tizio prima dell'uscita? Ci riusciamo secondo voi, raga? E poi gli dobbiamo tagliare la strada in maniera violenta praticamente. Ma ci proviamo, raga. Perché dobbiamo uscire qua noi. Aia, aia, la vedo brutta, la vedo brutta, la vedo brutta. Dobbiamo super. Stai per finire il gasolio. Dovresti cercare un distributore. Non se ne parla proprio, zio. Stiamo per uscire. Ok, camion superato. Rallenta perché dobbiamo uscire di qui noi. Mamma, che tagliata di strada a tutti quanti. Però abbiamo preso la nostra uscita. Mi ha preso la nostra uscita. Ora, vedi se mi finisce il gasolio. No, non ci credo. Mi hanno dato veramente la benzina contata per questo viaggio. Sono stati assurdi. Mai più prendere questa ditta. Ehi, zio! Che dobbiamo fare? Mamma mia, si è chiantato quello lì. Mi ha fatto chiantare i freni. Chiantare, termine tecnico, ti vuol dire frenare di colpo. Chiantare, frenare di colpo. Allora. Salve, salve, sono quello di poc'anzi. Posso passare? Grazie, gentilissimo, è stato sempre un piacere fare affari con voi. Dove è finito il camion, quello che mi stava facendo fare un frontale terribile? È sparito, si è volatilizzato, si è svampato, signore, si è svampato.
Allora, qui il limite è di 70, io devo prendere dalla rotonda. C'è nessuno sulla rotonda? No, ok. Facciamo tutto il... Cioè, lo sapevo, io se non sbatto una volta a video non sono contento. Io se non sbatto una volta a video non sono contento. Dai, dai, dai. Carabinieri, siamo noi che invadiamo la rotonda. Siamo in anticipo, siamo in precedenza, siamo in anticipo. Siamo in precedenza, statevi fermi. Allora, dovremmo essere arrivati. Dovremmo, col senno di poi, essere arrivati. Abbiamo 5 minuti ancora per consegnare il nostro carico. Sono le 9. Bella così. Vediamo se riusciamo a trovare il capannone dove lasciare queste carote a Basbanni. Siamo a Napoli. Napoli esplorata. Altra città trovata, esplorata e conquistata. Connessione Volvo localizzato. No, per ora non mi interessa la concessione Volvo. Mi interessa consegnare il carico. Ok, non dobbiamo consegnare qui, frena, frena. Ok, zio, mi apri il cancello, sono in orario, zio. Grazie, gentilissimo, piacere fare affari con voi. Vediamo un attimino dove dobbiamo piazzare questo qua. Fermati, invio. Diciamogli che lo posizioniamo così. Ok, dobbiamo metterlo là, ok. Non è difficile, non prendiamoci cose davanti. Non è un parcheggio difficile. Almeno lo spero. Calma, dovrebbe essere dritto dritto. Infatti è dritto dritto, meno male. Ci hanno voluto bene. Ci hanno dato pochissima benzina per questo viaggio. Però dai, ci hanno voluto bene. Ci hanno fatto un parcheggio facile facile. Bello così. Ci siamo? Ti piace, zii? Ti piace, zio? Perfetto. Caliamo. No, 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 dove stai andando? Dove stai andando? Perché è ingranato la retromarcia? Fermo, devi sta fermo. Vive di vita propria questo camion praticamente. Ok, meno male. Mi dispiace per chi il prossimo che lo porterà, che non trova completamente benzina nemmeno per parcheggiarlo, per farlo uscire dal parcheggio. Allora, ci hanno dato qualche altro punticino, ma siamo ancora a livello 1, signori. Siamo ancora dei novellini. Ci hanno dato 3.000 dollari. Abbiamo fatto 250 km, però va bene. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver partecipato a questo video, per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date al Papa Maullo che si prodiga a portare e a consegnare la merce col suo tir. Detto questo, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!